Ciao ragazzi e ciao ragazze, video haul. Allora, come vedete dietro lo sfondo è ricambiato, ma non ho cambiato paravento, è semplicemente lo stesso girato dall'altra parte per sbaglio, quindi mi sono accorta poi dopo che ho detto cacchio, chi c'è lì dietro? Non ci sono più tutti gli angioletti, ma c'è sto cesso di tipa con i due angioletti vicino. Lei è veramente un culo, io non so come abbiano fatto a infilarla cioè, probabilmente io in ignoranza totale credo sia la riproduzione di un quadro, però chiunque abbia dipinto una donna del genere, Dio santo che gusti. A parte questo, questa mattina ho fatto un salto da Stella Z perché avevo visto qualche giorno fa un video della Marci, per chi non ha visto il video, il link eventualmente vi lascio il suo canale giù nell'info box. E appunto la Marci aveva preso due cose da Stella Z che poi vabbè, lei non l'ha detto nel video, l'ho visto su Instagram e le ho chiesto appunto su Instagram dove aveva comprato quella collana e quella, credo, spilla. Messaggio. E lei mi aveva detto da Stella Z, quindi ho detto grande, vado subito a vedere appena un minuto. Infatti questa mattina, già che ero a fare un paio di commissioni, sono dovuta andare in posta in banca a pagare un paio di cose. Ho detto vado da Stella Z giusto perché la banca è proprio a fianco e così sono andata. Apro parentesi e chiudo subito con un paio di orecchini che ho acquistato da Brigitte Bijoux all'interno della Coin di via 20 Settembre. Per chi fosse interessata, qui a Genova la Coin di via 20 Settembre c'è Brigitte Bijoux e ha un sacco di cose in saldo, quindi se vi interessa, io ho fatto l'affarone del secolo con questi orecchini a cerchio, che ora non so se riuscite a vedere, comunque sono di un color oro sporco tipo, con dei mini brillantini e delle borchiette, e li ha visti oltretutto Crino, li avevo notati io. Mi dice belli questi, li ho guardati, sono effettivamente belli, c'era l'80% di sconto, quindi anziché 8,95 li ho pagati 1,79 euro. Li ho messi questa mattina, sono anche comodi, non mi danno assolutamente fastidio, quindi ottimo acquisto, grande il mio fidanzato. Ma torniamo a Stella, ovvero tutti i prodotti che ho preso. Allora, ho preso prodotti, bijou che ho preso. Ho preso quattro cose e ho speso solo 11,80 euro circa, perché c'è il 70% di sconto su tutto. Quindi mi è andata anche di culo fondamentalmente, perché io sono entrata chiedendo alla commessa voglio questo, non ho guardato se c'era, se non c'era, se c'erano degli sconti, eccetera. Comunque appunto c'era il 70% su tutto praticamente, e appunto i bijou di cui io vado pazza sono i bijou con il cameo. E così ho preso gli orecchini che sono questi, c'erano anche un po' più piccoli, ma visto che erano leggeri ho optato per quelli grossi. Quindi gli orecchini sono a fondo bronzo, non c'erano fondo argento, per cui ho detto vabbè, fa niente, li prendo bronzo. E appunto vabbè, gli orecchini sono questi, ora poi vi dico anche tutti i prezzi. La spilla è questa, che è bellissima secondo me, la da mettere anche sul cappottino nero, secondo me ci sta da Dio. La collana, ho preso tutto ovviamente abbinato, la collana è bellissima, e l'anello è di quelli ovviamente che si possono regolare. Vi dico appunto i prezzi, perché ho speso veramente niente, cioè la collana veniva 9,95, l'ho pagata 2,99. Poi gli orecchini venivano 12,95, li ho pagati 3,89, credo sia la cosa più cara. Poi la spilla veniva 9,95, l'ho pagata 2,99, e l'anello veniva 5,95, l'ho pagato 1,79. Cioè, praticamente ho speso 11,64 euro anziché 38,80, cioè un affarone direi. Poi io appunto vado matta per il cameo, quindi quando ho visto le foto della Marci ho detto lo voglio assolutamente a tutti i costi, e quando ho visto oggi da Stella Z che li aveva, ho preso tutto senza neanche chiedere il prezzo, sinceramente. Ecco, ho fatto una cazzata, ho tirato via il cartellino dell'anello senza tirare via prima l'anello, vabbè. Geniale, quindi era un po' storto, ma fa niente, no problem. Ma guardate che rovina che è troppo bellino. Ora poi credo che lo allargo, lo metto al centro perché mi piace di più. Centrale, sì.
L'unica cosa, ovvio, che non posso bagnarli, però vabbè. Sono talmente carini, ci ho speso talmente poco che va bene uguale. Bellissimo. Ok, quindi il mio mini video di bijou è già finito, è già terminato. Ringrazio la Marci per avermi detto dove aveva trovato tutte queste cose fantastiche col cameo. Vi mando un bacio grande, scusate la faccia un po' spenta, ma qui a Genova ha nevicato 2 giorni. Io sono stata 2 giorni chiusa in casa e pur non avendo avuto nulla, né influenza né niente, dopo 2 giorni io ho una faccia sbattuta per essere stata chiusa in casa. Boh, assurda, vabbè. Comunque, detto ciò, vi saluto, vi mando un bacio grande, vi lascio come al solito nell'info box tutti i link per trovarmi su Instagram, Twitter, Facebook, eccetera, eccetera, eccetera. Per qualunque cosa ovviamente potete scrivermi anche in privato, pure per gli insulti, tanto chi se ne frega. Ormai ce la buttiamo sempre lì. Bacio grande a tutti e alla prossima, ciao!